Allora, il discorso di prima lo continuiamo domani, no? Domani chiuderemo il discorso sulla modellazione concettuale, vedendo gli ultimi dettagli che ci mancano sul use case, sul class diagram, scusate, e faremo un primo esempio che poi troverà completamento nel laboratorio della settimana prossima. Adesso, come mi ero ripromesso per la seconda ora del giovedì, che poi alla fine non si tratta mai di un'ora intera, sicuramente non un'ora e mezza come da orario, la riserviamo ad andare avanti sull'altra parte, diciamo così, il filone più teorico, più descrittivo. Cerchiamo di gestire questa piccola schizofrenia, ma serve anche per, se vogliamo, abbassare anche un po' il livello di complessità delle cose, raccontando cose più sommate, più descrittive, quando siamo più stanchi. Allora, quindi da un salto mentale a ciò che ci dicevamo la settimana scorsa nel discorso, dove avevo cominciato a definire un sistema informativo, dando una definizione un po' generale di qualche cosa che gestiva dei processi che erano annegati all'interno dell'ambiente in cui c'erano le variabili e le informazioni di interesse dell'azienda. Processi. E vediamo cosa intendiamo con analizzare processi, no? E qui faremo un esercizio, una piccola analisi che è molto vicina a una cosa di cui abbiamo parlato nell'ora precedente, cioè la sequenza delle operazioni che compongono il processo. Qui illustriamo, cominciamo a illustrare dal punto di vista intuitivo cosa intendiamo con processo aziendale, come modellazione di un processo aziendale, partendo da un esempio e provando un po' a costruirlo artigianalmente. Poi, come abbiamo già cominciato a fare per il modello concettuale, faremo anche per il modello dell'attività, ci costruiamo quegli strumenti per descriverlo in modo non intuitivo ma formale. Questo esempio, no, che guardiamo insieme in questi tre quarti d'ora, descrivono il dipartimento di produzione di una società di medie dimensioni, il quale deve piazzare degli ordini, quindi ordinare delle forniture di materiali grezzi. Materiali grezzi che sono necessari per alimentare i processi di produzione. In questo è il processo che stiamo osservando. Il dipartimento della produzione che deve fare degli ordini per materiali grezzi. E noi siamo andati un po' a guardare in giro come funzionano le cose e ci siamo accorti che questi materiali grezzi devono innanzitutto essere ordinati, e ordinarli in qualche modo implica una negoziazione relativamente a prezzo, quantità e tempi, classico, quanti me ne dai, per quando me li dai, quanto me li fai pagare. Selezione del fornitore e ovviamente il coordinamento con i bisogni della produzione, per cui io devo da un lato essere sicuro che la produzione abbia le quantità richieste, nello stesso tempo avere un minimo di margine e nello stesso tempo ancora minimizzare i costi di stoccaggio e di acquisizione, che sono ovviamente non indipendenti l'uno dall'altro. Ma poi i materiali grezzi, una volta arrivati, non possono andare direttamente in produzione, devono prima essere esaminati, fare il controllo qualità incoming, il controllo qualità d'ingresso, poi immagazzinati. Qui siamo, la descrizione è molto generica, materiali grezzi di che? Cosa sono? Gas, sono minerali, sono bulloni, sono semilavorati, non è detto, e quindi parla genericamente di magazzino. Poi quali sono le forme fisiche che prenderà questo magazzino? Scopriremo, registrate nel sistema finanziario e poi ovviamente pagati. E qui c'è scritto che le operazioni devono anche essere controllate, cioè deve esserci anche un controllo sul fatto che queste operazioni avvengano. No, qui c'è sempre, inizia già da qua la dualità del sistema informativo. Il sistema informativo serve per aiutarti a fare le cose, ma anche per aiutarti a controllare che cosa hai fatto. No? In teoria potresti fare le cose senza più sapere di averle fatte.
ma il fatto di averle fatte, fatte bene, fatte perfettamente. Ma poi in realtà il concetto stesso di management e di qualità ti richiedono, no, di poter risalire cosa è stato fatto, in che tempi, in che modalità, di avere tutto uno storico delle operazioni che il sistema informativo ti può fornire. Che non è direttamente funzionale all'esecuzione delle operazioni, ma lo è sicuramente per le, diciamo così, per i livelli decisionali e di controllo. Poi c'è questa frase molto brutale che dice: in questo scenario ci sono coinvolti 8 attori. Chi ha scritto quell'8 ci aveva già pensato, perché non è che a me non salta all'occhio così, no? Dobbiamo un attimo rileggerla. Cosa intendiamo però con attore? Con attore si indica una persona, un dipartimento, una funzione aziendale che svolge un ruolo ben definito all'interno del processo. Quindi può essere una persona fisica, un dipartimento, una funzione aziendale che svolge un ruolo. Ad esempio, qui gli attori sono il reparto di produzione, il magazzino, l'ufficio acquisti, i fornitori. Li elenchiamo, poi andiamo a riprendere. Diciamo così, l'ufficio di controllo e assicurazione della qualità, il dipartimento gestionale, quello finanziario, è responsabile dell'azienda, del manager. Sono tutti dipartimenti o persone, in caso di manager una persona, che sono in qualche modo citati in questa breve descrizione. E in questo processo ciascuno ne fa un pezzo, ne fa una parte. Quindi se immaginate di mettere in scena, qui questo anche si chiama un attore, se immaginate di mettere in scena, fare un piccolo documentario per far vedere questo processo, e avete bisogno di attori, persone, no? Che rappresentino questi ruoli. Gli attori di solito, quando parlo di attori, parlo di persone fisiche oppure appunto entità organizzative composte da persone. Quando a me interessa capire quando delle persone interagiscono col sistema, sistema informativo o sistema poi operativo, produttivo. Quindi un camion non è un attore, un computer non è un attore, un display non è un attore, un sito web non è un attore. L'utente che lo usa sì. Tutto ciò che la macchina fa da sola è all'interno del sistema informativo. Però il sistema informativo si adegua alle varie azioni che vengono compiute dai vari attori. Infatti, in queste descrizioni che sono riportate qua, troviamo delle azioni che vengono compiute da persone. Azioni a volte estranee al sistema informativo, a volte invece interagendo col sistema informativo. Quindi dice che il dipartimento di produzione richiede i materiali grezzi di cui ha bisogno, richiede a chi? Al magazzino, i materiali grezzi di cui ha bisogno. Questo non era esplicito qua sopra, nella descrizione precedente. Qui parla del dipartimento di produzione. Ha bisogno di ordinare i materiali nuovi. In realtà, poiché c'è un magazzino, cosa fa il dipartimento di produzione quando ha bisogno? Va a prendere il magazzino. Poi dipende poi nel dettaglio com'è questo processo, se c'è una persona della produzione che parte dal magazzino e torna col muletto carico, o se invece qualcuno al magazzino lo porta, oppure se si trasferisce da una sua pianta. Però di sicuro un'azione che parte dalla produzione. Qualcuno della produzione deve chiedere a qualcuno del magazzino: dammi queste materie. Perché ne ho bisogno, se ne sto lavorando. Qui non stiamo ancora dicendo che una parte del sistema informativo aiuterà il dipartimento della produzione a informare il magazzino delle materie prime di cui ha bisogno. Non ho ancora deciso. Sto descrivendo un processo che avviene in azienda. Parte di quel processo potrà poi essere
coperto, potrò decidere di coprirlo, automatizzarlo, semplificarlo usando il sistema informativo. Quando modello un processo, modello ciò che avviene, che poi alcune parti siano su carta, ci sia l'omino che viaggia, ci sia la telefonata o ci sia il sistema informativo in mezzo, è un modo di svolgere quei processi, che non cambia il fatto che quel processo c'è. E implica un certo scambio di informazioni tra attori diversi. Il sistema informativo ti aiuta a facilitare questo scambio di informazioni, rendere più robuste, tracciabili, strutturabili, veloci, però al momento non lo vedo ancora, non mi interessa ancora. Ciò che dico vale in entrambi i casi, che ci sia o non ci sia un sistema informativo per gestire quel pezzettino di azione di quell'attore. Dopodiché il magazzino o ha il materiale in stock oppure lo deve ordinare. Molto ottuso, molto stupido questo magazzino come è descritto qua, no? Ah, quando il materiale non è disponibile, beh, allora chiedi all'ufficio acquisti di comprare dell'altro. Se il magazzino funzionasse così, gli arriva quello della produzione il giorno dopo con un'accetta, gli taglia la testa e dice non sai fare il tuo lavoro, no? Perché il tuo lavoro è quello di darmi il materiale quando mi serve, non accorgerti che è finito quando te lo chiedo, no? Che è questa descrizione qua. Però vabbè, tanto stiamo giocando con un esempio. Quando l'ordine è stato ricevuto, controlla la qualità, se è conforme alla richiesta, e lo immagazzina nel suo magazzino. Appunto, ciò che non mi piace di questa descrizione è when the raw material is not available, cioè che lui si sveglia solamente quando non ci sono più scorte. In realtà c'è tutta la politica di gestione delle scorte che dovrebbe dire quando prevede che il materiale potrà esaurirsi, allora attiva la richiesta d'ordine. Questa richiesta d'ordine va all'ufficio acquisti, il quale ha il ruolo di negoziare il prezzo, la quantità e i tempi di consegna tra eventualmente differenti fornitori. Fornitori sono degli attori esterni, sicuramente attori perché svolgono un ruolo, non ci fossero fornitori noi non potremmo fare approvvigionamento, sono esterni perché non fanno parte della stessa azienda che stiamo descrivendo. Se sto pensando al sistema informativo significa che dovrò avere un'interfaccia del sistema informativo, una parte del sistema informativo accessibile anche dall'esterno, da terzi registrati a cui avrò dato una password, poi devo scoprire come fare a identificarlo e non solamente dall'interno dell'azienda. Questo implica perlomeno avere due fronti, un interno e un esterno del sistema informativo. E cosa fanno? Beh, quelli scelti per produrre l'ordine devono consegnare materiale al magazzino nel caso in cui ci sia un ritiro di un materiale di una produzione precedente che non è conforme, riprendersela. Il servizio di assicurazione della qualità monitora l'efficienza e la qualità dei fornitori producendo le statistiche che vanno verso il management. L'assicurazione della qualità non è quello che controlla il materiale quando è arrivato. Quello è il magazzino direttamente che fa l'incoming inspection, avrà il suo laboratorio, avrà la sua misura per accettare i pezzi della spedizione che arriva. Poi, sulla base dei risultati di queste accettazioni, la quality assurance fa le sue statistiche e vede se il numero di resi è all'interno degli indicatori statistici, all'interno degli accordi di servizio stipulati, eccetera, eccetera. Nel caso passa le informazioni oppure attiva la struttura. E qua fanno numeri, fanno il test di report. E poi c'è l'accounting e il finance, che qui sono due termini che rappresentano di fatto la gestione del bilancio e quella della cassa, essenzialmente. Questi secondi effettuano fisicamente e fiscalmente il pagamento, mentre quegli altri invece controllano l'ordine e chiedono l'esecuzione del pagamento e registrano di fatto questo bilancio. Il manager è quello che si interfaccia invece con la quality assurance
che controlla, supervede, fa la supervisione del fatto che l'enterprise stia lavorando correttamente e controlla l'efficienza economica. Ha bisogno di informazioni per prendere decisioni. Sembra che non c'entri tanto col resto. In effetti è così, nel senso che nella routine di questa acquisizione di materiali non è che c'è il manager in mezzo che deve guardarlo, controllarlo, toccarlo, no? Benedirlo, ogni singolo carico, ogni singola spedizione. È una funzione aziendale, un livello di funzione aziendale sovrapposto, che però lavora, vede gli stessi processi. Adesso lo vediamo dal punto di vista modellazione. Allora, il modo ci siamo detti, proviamo a costruirlo intuitivamente. Allora, la prima domanda che ci siamo fatti è chi? Chi sono gli attori? Chi si sveglia al mattino ed è coinvolto nell'approvvigionamento? Ed è proprio che in grosso modo sono tutti 8. Tre parti, persone. E quindi chiediamoci cosa fanno questi 8. Allora, li abbiamo elencati qua e proviamo a seguire un ordine. Qui stiamo aggiungendo informazioni, dettagli, in un certo senso. Nel senso che rispetto a quello che c'è scritto nel breve testo dell'esempio che stiamo analizzando, probabilmente qualche ragionamento in più ce lo facciamo per conto nostro, non c'è scritto tutto lì. Nel caso in cui stessimo facendo un'analisi di un caso vero, probabilmente avremo tutta una serie di domande aggiuntive da fare per completare lo scenario. Adesso non le abbiamo, quindi completiamo un po' a buon senso. Allora, rappresentiamo la sequenza delle operazioni logicamente coerente. Qui mi dice, la produzione chiede al magazzino dei nuovi materiali. Passo 1. E questa è un'interazione tra produzione e magazzino. Noi abbiamo appena finito di lavorare sul modello concettuale, a me viene già in mente che materiali me lo segnerei da parte perché potrebbe essere un concetto utile, una classe utile da rappresentare. Poi il magazzino non ha i materiali e quindi invia una richiesta all'ufficio acquisti. Passo 2, là il suo in attesa. A questo punto l'ufficio acquisti, qui la fa breve, negozia gli acquisti col fornitore, emette l'ordine e informa l'accounting, gli uffici amministrativi, del fatto che ha emesso l'ordine. Quindi fa un suo processo interno, il quale processo interno significa far partire informazioni verso altri attori. I quali a catena dovranno rispondere, reagire. Quindi il fornitore, se va bene, fornisce il materiale spedendolo direttamente al magazzino, insieme alla delivery note, alla bolla di accompagnamento. Vedete che una richiesta fatta da un attore a un altro implica una risposta fatta dal secondo attore a un terzo. E poi per carità se l'aspettava perché era lui che aveva chiesto gli acquisti, ma non necessariamente la risposta la do con un'azione rivolta verso chi mi ha inviato una richiesta. Per questo che è un po' complesso rappresentare questi processi. A questo punto il magazzino controlla le merci e se tutto va bene passa le informazioni dell'esito del controllo alla quality assurance dicendo ok, va bene, questo ordine è compliant, è corretto. Oppure, caso B, il controllo non va a buon fine e quindi lo reinvio al fornitore. Un esempio molto semplice,
ma ci mette la croce all'orecchio che i processi non sempre sono lineari. Qui abbiamo visto già che i processi si biforcano per due motivi diversi. Un primo motivo è il parallelismo, cioè il fatto che il dipartimento acquisti contatti il fornitore, invia un ordine al fornitore, e il fatto che l'ufficio acquisti contatti l'amministrazione dicendo guarda che c'è questa spesa, registra questo impegno di uscita, sono due passi che avvengono in parallelo. Non c'è questo, non c'è bisogno che avvengano prima o dopo l'altro. Dopo che l'ufficio acquisti ha deciso, di conseguenza avvengono queste due cose. Tra di loro queste due cose sono indipendenti, parallelizzate, non sono legate al nord. Non sono vincolate. L'altro invece possibile divisione del percorso è quello che abbiamo qua nel 5A5B, che sono percorsi alternativi. A un certo punto, durante una fase del processo, avviene qualcosa che fa decidere di proseguire in un modo diverso. Un'anomalia, un'eccezione, un superamento di soglia, un valore fuori dal limite, quello che vogliamo, che mi fa decidere, no, non posso proseguire la strada normale, devo andare una strada diversa, di emergenza eccezionale, diversa. Quindi questi processi non riusciamo a descrivere come un elenco di punti ordinato, lineare, proprio perché ci sono queste ramificazioni possibili. Ramificazioni che da un lato possono essere, dopo una certa fase se ne attivano, vedremo poi più avanti, se ne abilitano molte più in parallelo, e a questo punto possono partire, perché hanno l'informazione per farlo. Oppure sono strade che vengono scelte in alternativa. Poi, qui con le frecce è molto difficile da fare, ma dovrà esserci poi un modo per raccogliere queste alternative. Sono andato di qua, di là, ma a un certo punto quando è che mi fermo? Quando è che le cose che vanno anche in parallelo col dito? A un certo punto ci sarà un momento in cui dico, ma ho finito. Per sapere se ho finito devo sapere quali sono le strade che avevo ancora aperte e se ciascuna di queste strade è finita oppure no. E questo lo rappresenteremo con un concetto anche abbastanza visuale di token, un gettone, una bandierina che gira per l'azienda, per aiutarci a modellarlo. Per ora non ci siamo ancora, non siamo ancora a livello intuitivo. Dopodiché c'è il passo 5C in cui dice il magazzino, tipicamente se è andato bene il 5A, anche se non è andato bene, cioè anche se io l'ho accettato, se l'ho rimandato indietro, devo ovviamente informare l'accounting del tipo ok, guarda che l'ordine è chiuso, quindi puoi procedere a registrarlo, a pagarlo, a farlo pagare dal finance, oppure occhio che non era materiale buono, quindi eventualmente l'ho ritornato indietro queste quantità e quindi vale poi stornare dall'ordine. Alla fine c'è la fase, diciamo che la fase di consegna è terminata, segue la fase di pagamento. Il pagamento non è automatica perché è necessario che il fornitore a questo punto emetta fattura. Metta fattura, a questo punto coinvolge direttamente l'amministrazione dell'azienda. Non ho più a passare da quei manuali del magazzino. Però ovviamente l'amministrazione deve aver ricevuto i vari passaggi, no, la copia degli ordini, la copia delle ricevute merce da parte del magazzino per poter abilitare, quindi fare i suoi controlli e poi finalmente abiliterà, chiederà alla tesoreria dell'azienda di effettuare il pagamento vero e proprio. Quindi questa freccia 7, il lavoro ovviamente lo fa l'accounting, del tipo che okay, ho ricevuto una richiesta, decido, verifico e poi passo oltre. Passo oltre significa contattare un altro dipartimento con una richiesta. Cioè, e loro a loro volta faranno i loro controlli, eccetera, e dopodiché daranno seguito alla, in questo caso al pagamento.
8A. Sta facendo 8B, che non mi ricordo. Vabbè, 8B, semplicemente dire andiamo a registrare il bilancio e il pagamento che ho fatto. Questi due possono anche avvenire in parallelo, non necessariamente in alternativa. Questo è un possibile percorso. Non riassume tutte le possibili cose che possono succedere. Se cercassimo di farlo ci perderemmo. Ci ingarbuglieremmo qua. Riassume il percorso principale. Però dentro una prevenzione di questo genere che cosa ha? Ha un insieme di ruoli funzionali, ha un'indicazione delle operazioni che vengono svolte in questi nodi, della sequenza con cui queste operazioni possono essere svolte, e poi soprattutto siamo riusciti a modellarle in modo che ciascuno possa fare o debba iniziare a fare la sua parte di lavoro nel momento in cui riceve un'informazione da parte di qualcun altro di questo attore. Questo, se vogliamo, è la lettura chiave. Il dipartimento accounting può non sapere che cosa succede. Nel processo è ben strutturato, lui non ha bisogno di sapere che succede. Ha bisogno di avere un'informazione nel tempo dovuto. E quando riceve un'informazione in un certo ordine, sa che deve metterla lì, oppure sa che deve agire, deve controllare. A seconda dell'informazione che riceve, è da lì. Qui noi, in qualche modo, modelliamo gli scambi, lo sviluppo, lo svolgimento, il flusso di svolgimento di un processo attraverso una serie di scambi di informazioni tra vari nodi e di elaborazione che ciascuno di questi nodi fa sulla base di queste informazioni. E qui stiamo dando le regole in cui ciascun nodo dice ok, io devo ricevere questa informazione, quando l'ho ricevuta faccio questa cosa. Quando ho fatto questa cosa, spedisco ad altri dell'informazione elaborata. Allora, quello schemino che avevamo visto la volta scorsa, estremamente banale, input, processo, output, qui un pochino di più si concretizza. Perché ciascuno di questi, come si è visto, è una parte del processo che riceve delle informazioni, fa delle elaborazioni e manda fuori altre informazioni. Io qui mi sto ovviamente concentrando sulle informazioni. Nel punto 4 probabilmente stanno viaggiando anche qualche tonnellata di roccia, che è ben più visibile qualcosa che non un'informazione. Ma il fatto che arrivi un camion con sopra del marmo di Carrara, per visualizzare una cosa di più, il sistema informativo non lo vede, non esiste. Poi in realtà è il vero motivo per cui si fanno le cose. Ma a livello di sistema informativo io ciò che vedo è che arriva una bolla. La bolla può essere un pezzo di carta, il sistema informativo può anche non essere necessariamente quello informatizzato. Arriva un pezzo di carta, che è una bolla, con su scritto tutto nell'altro. Allora, questo è ciò che vedo, l'informazione che mi scatena la ricezione del materiale, che mi dice che il materiale è stato ricevuto. Se portassi la bolla ma non il camion, il sistema informativo non avrebbe modo di sapere che la roccia non è arrivata da davvero. È troppo facile da ingannarli, si fida solamente delle informazioni che mi do. Però è indicatore del fatto che noi ogni volta che abbiamo processo fisico che avviene, processo reale che avviene, dobbiamo in qualche modo supportarlo dall'informazione che lo descrive, se vogliamo che il sistema informativo in qualche modo la tenga traccia. Altrimenti non esiste, non succede, non lo sa. Oppure è un aspetto che decidiamo che lui non deve gestire, il sistema informativo non deve gestire, per carità, può anche andare bene. O se no, devo in qualche modo intercettare le informazioni in modo automatico, in modo manuale, in modo cartaceo, può avere magari un cambio direttamente tra il fornitore e
esempio, il sistema informativo del fornitore mio sistema informativo, oppure qualcuno che scannerizza la bolla, qualcuno che si mette a ribattere, quello che volete. Perché poi sulle basi di queste informazioni posso far partire il processo. Altrimenti è vero che se un magazziniere che a un certo punto vede entrare nel capannone un camion, può stare a guardarlo e poi a un certo punto si pone il problema di cosa si deve fare con questa roba, no? Questo anche perché il camionista dall'altra parte se ne vuole andare, dice, senti, ma me lo scarico. E quindi il processo si innesca anche. È uno scambio di informazioni anche quello, per carità. Però poi ci sono controllate in quel caso. Io devo comunque avere, no, il controllo di cosa sta succedendo. E quindi avere sempre l'informazione di supporto che mi descrive cosa sta succedendo. A volte è più semplice averla, a volte è meno semplice. Tutto il mondo della logistica è molto attento sempre a questo, no? Riuscire ad avere dei corrispettivi ad ogni singola spostamento, transazione, eccetera. Ecco, fino a qua abbiamo descritto, lasciamo perdere queste cose, il processo dal punto di vista operativo, cioè come far avvenire la consegna. Poi c'è l'altra, ho perso il punto 10, che è quello che dice che alla fine il magazzino potrà consegnare i materiali in produzione, il quale adesso possono finalmente continuare dopo lo stop dovuto all'assenza di materie prime. Ma poi in parallelo al processo operativo, se non da prima, c'è un processo decisionale. Perché finora la figurina del manager non l'avevamo messa, qua c'erano solamente 7 attori, non 8. L'ottavo attore, che è il manager, svolge processi diversi. Ad esempio, controlla la prestazione di vari fornitori attraverso le informazioni che la quali fornisce. E controlla il processo di produzione, la produttività, il tempo di fornitura, il tempo di lavorazione presso la produzione. E può controllare anche, diciamo, il trend di tipo economico, finanziario, con le informazioni che sono fornite da questi altri dipartimenti. Qui ci sono altri processi, qui sono molto semplificati perché sembra che ci sia un manager unico a cui arriva tutta l'informazione e poi lui, fumando, riesce a capire, no? Però vuol dire che sovrapposti ai processi operativi ci sono sempre dei processi decisionali, che significa, quasi sempre, far fluire informazioni più concentrate, non interessa per la singola spedizione, eccetera, interessa avere dei dati aggregati che descrivono l'andamento delle cose, descrivono delle quantità statisticamente rilevanti, e sulle quali sia possibile poi prendere delle decisioni. Decisioni che poi tipicamente vanno fuori dal sistema informativo, perché poi sono decisioni organizzative, operative, cioè, quindi sono difficilmente modellabili, non si cambiano le regole, si danno delle direttive nuove, che facciamo attenzione a questo, diamo dei treni se, cacciamo quel fornitore, o cose di questo genere. Vedremo poi quando analizzeremo le varie tipologie di sistemi informativi che c'è proprio una categoria chiamata sistemi di supporto alle decisioni. Sistemi informativi che sono fatti apposta per riuscire a distillare dalle mole di dati qualche indicatore che abbia significato dal punto di vista dell'azienda. A volte parleremo di KPI, Key Performance Indicators, no? Indicatori chiave di performance. Per riuscire ad avere un cruscotto con 10 numeri che mi dicono come sta andando la cosa, cosa è il sogno di più, no? Riuscire a distillare 10 numeri, meglio 5, ma magari una lucetta verde e una lucetta rossa, da cui riesco a capire se le cose stanno andando bene o no, e quali cose stanno andando meglio e quali meno. Da darsi ovviamente delle strategie, sulla base delle strategie si possono definire degli indicatori.
indicatori quantitativi, e il sistema informativo può aiutarci molto a raccogliere i valori di questi indicatori. Spesso con dei retrofitti pazzeschi, perché i sistemi informativi sono stati pensati per far funzionare il corpo, non per calcolare le statistiche. Ma poi si prendono i dati che comunque questi hanno in pancia, si rielaborano, si rivedono in modi diversi, si riaggregano in modi diversi, si riescono a tirare fuori questo. E la funzione è tutt'altro che banale. Quindi, cosa abbiamo cercato di descrivere? O cosa dovremmo descrivere? Le informazioni che viaggiano, che vengono scambiate, gli elementi organizzativi, gli attori, che sono il mittente o il destinatario di queste informazioni, e le attività che questi attori svolgono, in quale sequenza la svolgono. Queste informazioni sono parte del modello concettuale che abbiamo già cominciato a vedere. La parte più complessa di questi processi, della descrizione di questi processi, ovviamente sono la descrizione dell'attività della sequenza, perché può essere molto annodato, complesso, le dipendenze di quando una determinata cosa può avvenire. Noi la modellazione che abbiamo fatto di questa cosa, non so se a me viene in mente uno scrittore di un libro, un giallo, un libro di spionaggio, che è un discente. Quando leggete un libro, voi sapete che l'autore del libro sa già tutto, sa già il finale, no? E sa già qual è il ruolo dei singoli personaggi che vi presenta. Poi invece noi siamo costretti a seguire il filo del discorso. O essere il singolo personaggio, immaginate, pensate ai libri scritti dal punto di vista di un singolo personaggio, lui vede solo ciò che succede a lui. E quindi la sua azione, la sua reazione dipendono solamente dall'informazione che lui riceve e che lui è in grado di passare agli altri. Ecco, qua nei sistemi informativi la stessa cosa succede. Nel senso che a un certo punto chi progetta, chi ha il sistema in mente, lo vede dall'alto e conosce tutto. Sa cosa succederà dopo. Sa chi è coinvolto anche dall'altra parte della figura. Ma quando poi andrò a progettare, a descrivere come funziona il singolo blocco, la singola funzione, questa funzione saprà solo più, conoscerà solo più le comunicazioni a cui essa partecipa. Perde la vista d'insieme del processo. Ma meno male. Ma meno male, perché se pensate che ogni singolo programmatore del sistema informativo debba avere la visione completa di tutto ciò che succede in azienda, non riusciremo a scrivere più una riga di codice. Dobbiamo, tutte queste modellazioni ci servono anche per ritagliare il problema, riuscire a isolarlo, semplificarlo e dire: guarda, tu fai parte di un processo complicatissimo, ma non preoccuparti, tu devi rispondere a questi tre tipi di informazioni che ti mando facendo queste cose opportune e poi a tua volta curando quest'altro scambio di informazioni. L'abbiamo un po' banalizzato, poi l'abbiamo codificato. È un po' quello che i giapponesi ci hanno insegnato a fare, no? Con la qualità. Tu codifichi in procedure e qualunque scimmia poi è capace a fare il prodotto perfetto. Sappiamo che non funziona così davvero. Però magari nel caso delle macchine, dei sistemi informativi, sì, nel caso degli umani è qualche problemino, se qualcuno non l'ha visto. Però tutto il concetto di codificare in procedure ha un po' questo senso, di isolare una funzione che può essere eseguita sulla base solamente di direttive con informazioni minime di contesto. Non devi capire cosa sta succedendo, devi fare questi punti. Ecco. A livello del sistema informativo mi sento molto più tranquillo di dire che questo è l'approccio che mi può salvare, perché alla fine è una macchina che deve fare. Però devo essere capace a spezzare un processo in tanti punti. Questa è una delle operazioni più traumatiche che potete fare quando fate un'azienda, che non abbia ancora un sistema informativo. Vedete, ok, facciamo un sistema informativo. Ah, tu ti siedi lì e ti dici, allora capiamo, spiegami come funzionano le cose.
perché in mente il modello non c'è, le cose funzionano perché lo sappiamo fare, perché codificare nei comportamenti, nelle abitudini, nelle prassi. Però finché non si riesce ad astrarre, poi diventa difficile poi implementare. Questo, se vogliamo, le varie certificazioni di qualità hanno aiutato, obbligandole anche un po', diciamo così, violentemente, le aziende a riflettere su se stesse, a descrivere i propri processi. Però poi quando devi entrare effettivamente su un dettaglio che ti permette di costruire il sistema informativo, devi andare molto più in là. Il costo dell'introduzione del sistema informativo non è tanto il costo del software, è il costo dell'impatto aziendale che ti chiede di ripensare e magari anche di riorganizzare molto di quello che stai facendo. Gli informatici sono quelli che costano meno alla fine. Sistema informativo, IS sta per sistema informativo, requisiti del sistema informativo, cosa deve fare a questo punto? Deve gestire i processi e gestire lo scambio di informazioni. Nel caso di aziende, allora, le informazioni si possono, cioè, perché si è andati avanti molti anni senza sistemi informativi? Ma perché tutto sommato scambiarsi informazioni è una cosa che le persone sanno fare. E le persone imparano il proprio lavoro, quindi sanno le azioni che devono fare, senza bisogno di documentazione, di processi, eccetera. Il problema nasce nel momento in cui le attività da svolgere assumono una scala troppo ampia per poter essere gestita solamente dalle persone. Scala troppo ampia come complessità, come quantità, o pensate un po' alla distribuzione geografica, no? La moda di adesso è quella di avere un'azienda che ha 8 sedi diverse nel mondo, perché sembra essere bello far girare il match, no? Prima di arrivare al prodotto finito. È chiaro che se tu hai aziende che svolgono parti diverse della produzione, parti diverse del mondo, e poi devi arrivare a un prodotto unico con le parti che arrivano da chissà dove, l'informazione su che cosa stanno facendo, dove sono, a che punto sono, se hanno avuto dei problemi, devi averla. A quel punto non è più pensabile averla se non attraverso un sistema informativo che integri le informazioni sulle produzioni, sulle attività delle diverse sedi. Quindi queste nuove modalità di organizzazione aziendale implicano una maggior necessità, quasi a questo punto è obbligatoria, di un sistema informativo che faccia circolare le informazioni, perché altrimenti sarebbe troppo complesso, costoso e lento farle circolare. Se non si circola, non io posso vedere se l'altro ha finito, e quindi so regolarmi. Se invece sono tre stati più in là, posso pensare di telefonare 8 volte al giorno, no? E allora devo avere degli indicatori di tipo diverso. Beh, in questo modello notiamo solo che, abbiamo già notato cosa stiamo facendo, che è molto semplificato. Dovendo fare un modello del processo acquisti vero, poi ci sono dei costi interi, tanti dettagli sono stati dimenticati, tipo il fatto della negoziazione del fornitore, cui non abbiamo messo per nulla nel processo, no? La gestione delle scorte non abbiamo messo per nulla sul processo. Il fatto che i materiali vengono spediti al magazzino oppure direttamente in produzione. E beh, dipende, no? Magari ci sono, potrebbe essere un ordine in cui dici, guarda, c'è un lotto da 100, ma di questi 120 mandano direttamente in produzione e gli altri invece li porto in magazzino, perché così ottimizziamo i tempi. Cioè c'è una serie di cose, tutta una serie di scelte che dipendono dall'analisi che si fa della situazione, dal processo che vogliamo descrivere e che qua non abbiamo tenuto conto. Vabbè, questo è un po' il genere di ragionamenti iniziali. Che poi c'è un altro esempio, se volete guardarlo sulle slide, ma qui non spendiamo il tempo per farlo. È tanto per vedere un primo approccio.
Abbiamo visto un esempio, una descrizione, una situazione, abbiamo cercato di capire così, in modo empirico, un processo che fosse in grado di gestire questa situazione. E da lì sono saltate fuori un po' dei requisiti, no? Cioè devo riuscire poi a descrivere bene la sequenza, devo riuscire a descrivere bene gli attori, devo riuscire a descrivere bene le azioni che i singoli attori possono fare, devo riuscire a descrivere bene le informazioni che questi attori si scambiano. Sto un po' cercando di mettere insieme gli ingredienti principali della ricetta che compone questo corso. E questo ci viene riassunto da queste prossime poche slide, che sono un po' forse l'indice generale delle cose che via via toccheremo, a livello di approfondimento molto diverso, che vengono chiamati i vari punti di vista sul sistema informativo. Quando parliamo di sistema informativo, qui c'è scritto, attenzione, lo puoi vedere da punti di vista diversi, dal punto di vista evolutivo, cioè come il sistema informativo lo stesso evolve, cambia, al cambiare delle esigenze aziendali e delle esigenze tecnologiche. L'ho messa per prima questa voce, dovrebbe essere per ultima, dice sì, ma cominci a pensare di cambiarlo dopo che l'hai fatto. No, dovresti cominciare a pensare di cambiarlo prima di cominciare a farlo, o meglio, il fatto di come gestirai l'evoluzione è la prima domanda che devi fare. Perché troppe volte abbiamo costruito delle cose che poi quando c'è stata la necessità di farle evolvere le abbiamo dovute distruggere, perché non erano state pensate per evolvere. Quindi mettiamolo sempre, sappiamo che ciò che costruiamo oggi, dopodomani sarà vecchio, obsoleto, non più sufficiente, no? I requisiti cambiano sempre. Noi faremo ogni sforzo per catturare dei requisiti perfetti oggi e dopodomani sono cambiati. È così. Okay? Quindi predisponiamoci a avere facilità di evoluzione e anche capire quando è il caso di far evolvere. Poi c'è qualche esempio più avanti sull'evoluzione. Vista tecnologica. La vista tecnologica è di cosa fa il sistema informativo. Cosa devo comprare? Quante macchine? Dove devo metterle? Quanti metri di filo di rete? No? Di cavo di rete. Quanti abbonamenti alla Telecom per i dati? Quali software? Da chi? Questa è la prima domanda che ti fanno, magari se vai a parlare con aziende che stanno un pochino più, in realtà un pochino più metalmeccaniche, ma cosa devo comprare? Non è che il sistema informativo sono il computer. Questo sono l'ultimo nella catena. È importante, costoso da mantenere, ma non è nulla rispetto a livello funzionale. Cioè, cosa deve fare il sistema informativo? Quali blocchi funzionali ha? Quali funzioni ti offre? Quali bottoni puoi pigiare, quali manovelle puoi girare, in funzione delle varie funzioni di business che intendi coprire col sistema informativo. E poi c'è il quarto aspetto dell'impatto che il sistema informativo ha sull'aspetto organizzativo dell'azienda. È ovvio che il sistema informativo è influenzato dall'organizzazione dell'azienda, perché deve modellare, deve gestire. Ma non puoi sperare che l'organizzazione dell'azienda non sia a sua volta influenzata dal sistema informativo, perché altrimenti, scordatelo, se pensi di continuare a fare tutto esattamente come prima e poi avere il sistema informativo, vabbè, allora farai il lavoro due volte. Come succede a volte magari quando si creano dei sistemi informativi totalmente non adatti a un certo processo, tutte le persone che continuano a lavorare come prima e in più come carico aggiuntivo non hanno anche i segreti dati del sistema informativo, anziché vedere il sistema informativo come parte del loro processo. Perché quando i due processi non sono per nulla integrati, sono fatti in modo completamente diverso e il sistema informativo è stato imposto, capita così.
Qui dentro è capitato così. Andate a chiedere a qualcuno che lavora in amministrazione e fatevi raccontare, no, la contabilità nostra. Livello, dettaglio che non c'è. Allora, dicevamo, evoluzione. Evoluzione, il primo dei quattro punti, significa ciò che costruisco oggi cambierà, dovrà cambiare, devo prevedere che possa cambiare. Ok? E perché devo prevedere che possa cambiare? Ma perché cambia il mondo. Ad esempio, cambiano le tecnologie. Allora, c'è sempre una tensione fortissima, soprattutto nel mondo aziendale, tra stare al passo con le ultime tecnologie e non modificare, non cambiare qualcosa che funziona, che già si ha. Ci sono delle inerzie, da un lato delle inerzie incredibili e dall'altro delle accelerazioni difficili da giustificare, anche irrazionali a volte, che, diciamo così, vivono sulla tensione di quest'onda tra le due. Questo grafico qui ci fa vedere, con dei colori non facilissimi da distinguere, ma varie ondate tecnologiche. Qui parlo di mainframe, poi mini computer, poi personal computer, poi Unix, server, tecnologie wireless. È su un asse dei tempi non graduato, quindi prendetelo come un grafico qualitativo. Fa vedere che varie tecnologie si evolvono negli anni per poi cedere il passo a tecnologie più nuove per realizzare sistemi informativi. E tu sei in un determinato punto nel tempo e il tempo ti trascina avanti. Per cui come singola azienda hai delle scelte da fare, cioè nel senso che se io ho sviluppato il mio sistema informativo usando sulla tecnologia dei mainframe e sono qui, continuerò a usarlo probabilmente. Se sviluppo nuove applicazioni, continuo a svilupparle. Sapete cosa sono i mainframe? Sono i primi vecchi parlo di vecchi di me, 50 così, 60, super calcolatore all'epoca, principalmente dell'IBM, roba da tecnici in camice bianco e stanze intere di armadi, e gli armadi erano i computer, che gestivano le transazioni, tutti i sistemi transazionali, bancari, assicurativi, finanziari, sono nati con quella tecnologia in quel caso. Quindi, facciamo un esempio, una banca avrà un sistema informativo che è nato con quella tecnologia. Tecnologia che è vecchia di 50 anni. Quelle macchine lì, ma non ne trovate più una in funzione, ma neanche sul mercato, di sicuro comprarle, ma neanche funzionanti, vecchie, ormai è impossibile ripararle. Infatti, allora cosa succede? Nel corso degli anni voi immaginate che sia successo. A un certo punto le banche abbiano gestito proprio il sistema informativo. No. Hanno trovato una tecnologia diversa con cui continuare a funzionare lo stesso sistema informativo di prima. La stessa IBM ha fornito il cosiddetto mini computer, che anziché essere una stanza era un cubo, no? Che dentro emulavano il comportamento del maxi computer del mainframe. E adesso ancora di più, con i computer slim da rack, quelli che vedete nella pubblicità dei servizi cloud, dentro fanno girare delle macchine virtuali che emulano il comportamento di quei computer lì. Tutto per non toccare il sistema operativo, il sistema informativo. Una volta che è fatto, funziona, è fatto da magari 5 milioni di linee di codice. Chiunque dica, ma se lo rifacessimo, viene, ma non dico, fulminato sul momento, perché non sarebbe abbastanza doloroso. Quindi, proprio non se ne parla. Quindi ci sono delle scelte core,
vengono fatte in un certo momento, certe anche tecnologiche, che poi ti porti dietro per sempre, letteralmente. Non vengono più rimesse in discussione. Poi magari alcune parti nuove del sistema informativo, che sulla parte di home banking, pinco e pallino, la parte mobile, le aggiungi su sistemi separati, che poi al lato transazionale, al momentino in cui devono fare la transazione, devono andare a parlare col dinosauro. Per il resto invece sono fatte con tecnologie più recenti. Dall'altro capo invece c'è le nuove tecnologie, per cui anche per stare sul mercato, tu se hai, che so, un'azienda che ha un Salesforce, delle gente sul mercato, esce fuori il BlackBerry, allora devi dare mese dopo l'applicazione che gli permette di vendere sul BlackBerry. Il giorno dopo lo buttano via, esce l'iPad, devi avere quello. E quindi dall'altro lato, quindi da un lato c'è un'estrema conservatività nell'evoluzione tecnologica del sistema informativo. Dall'altro, soprattutto dato utente finale, cerca sempre di stare dietro alle ultimissime innovazioni. E ciò che ci permette di gestire entrambe queste velocità è una buona progettazione, una buona separazione dei livelli, delle competenze, dei ruoli all'interno del sistema informativo. Tu puoi avere, oggi, apri il conto in banca, c'è anche quello che ti regala il telefonino. Insomma, vabbè. Ti danno il telefonino insieme all'iscrizione, all'apertura del conto in banca, per cui tu fai tutto dal telefonino, ma dietro sicuramente in cantina c'è un dinosauro, emulato dentro una macchina virtuale. Ovviamente non te ne accorgi, non lavori come un operatore in COBOL di 60 anni fa. Lavori in modo dinamico come oggi, ma in mezzo ci sono dei livelli architetturali che permettono di gestire, no, questa differenza. Ecco, a parte questo aspetto evolutivo, l'ultimo pensiero è questo, invece gli aspetti statici, in un determinato istante di tempo, evoluzione ferma, del sistema informativo si sviluppano secondo questi tre assi. L'asse di destra è l'asse Information Technology, IT, l'asse informatico se vogliamo. I modelli informatici, l'hardware e il software che sta dietro, qualcosa vedremo, ma non molto. Poi c'è il modello organizzativo, quindi abbiamo già cominciato a vedere qualcosa, i ruoli, chi fa le cose, chi sono gli attori del sistema, che responsabilità hanno. Il modello funzionale, cioè che cosa fa il sistema, che per noi sono la parte più pesante, in generale è la parte più pesante. Sì, ma cosa fa? Domanda di cosa si chiede se almeno una volta al minuto. Sì, ma cosa fa? Quando uno comincia a parlare troppo, a descrizioni troppo vaghe, troppo... sì, ma cosa fa? Fammi l'elenco delle cose che puoi fare, dei posti dove puoi toccare, delle stampe che saltano fuori. Questo è poi il livello di ultima analisi funzionale che ci permette di elencare i requisiti funzionali del sistema che poi dovranno essere realizzati nel modo. E ci vediamo domani.